La stazione, in quanto luogo concentrazionario, prevede tutti i tipi umani, anche i suicidi, consci e inconsci. Non è più una corsa all'oro, ma al rame. Un tentativo di velocizzare la propria vita passando sui binari, perché i rettilinei sono più rapidi di scalinate, scalini, itinerari serpentiformi che si intersecano sotto la stazione. I sottopassi sono per chi ha tempo, io non ne ho più. Faccio economia di suole mangiate e di pazienza. Presa ammorsicata anche lei, d'altronde l'uomo dicono sia onnivoro, si ciba di concetti figurati, perché mai. Ogni giorno sono di passaggio in un luogo di passaggio, sono una costante. Oggi ho deciso. Privo la legge della routine del suo complemento oggetto. M'uccido. La stazione è un luogo di gente, pensa al suicida. Io voglio che la gente si fermi, a causa mia voglio diventare un inconveniente collettivo, frenare la frenetica corsa di gambe e vagoni urlando il mio dissenso. Io m'uccido. Questo mondo mi schifa. Indico uno sciopero dei treni con il solo mezzo che ho, il mio corpo. Lo sacrifico per il ritardo delle persone. Il passeggero che non ha colpa riceve inaspettato un lasso temporale, una virgola nell'arco della giornata da sfruttare come meglio crede. I più lo impiegano sbuffando, lamentando la sfortunata circostanza, guardando esasperati fuori dal finestrino, cercando di scaricare con un'operazione di transfert la schiumante impazienza, schiaffandola sul vetro opaco, convergendola sulla fronte del dirimpettaio di treno che si scherma con le mani, spasmodico. L'attesa genera mostri. Congetture sulla motivazione della mia morte, un pazzo, un disperato, una fatalità. I passeggeri si abbandonano a funeree espressioni di compianto, si vestono di triste compatimento e intanto pensano al pranzo, ai moduli da compilare alla moglie, alla fame nel mondo, all'anniversario, a che film c'è in TV stasera. Aspetta, controllo un attimo Facebook o no, mi chiedo cosa sto pensando. Panico, vabbè, spengo lo smartphone che sono al 7% di batteria. Bella scusa. In ritardo genera santi. Quanta ipocrisia andrei ad aggiungere a quella già ammonticchiata sulla luna. L'ipocrisia non si perde come il senno, ma la terra ne è piena a tal punto da doverla dirottare con periodiche spedizioni sulla luna. Un affitto salato di cui Ariosto non raccontò. Abbandono questa follia suicida, la preservo per occasioni migliori. Che bisogno ho del sotterraneo scalpore, di una notizia di cronaca nera cui non riserverebbero nemmeno una colonna sul quotidiano locale? Merito un lutto appassionato. Il treno sta arrivando. Realizzo di avere entrambi i piedi sul ciglio del binario, ben oltre la linea gialla. Indietreggio con orrore. Mi ricolloco nella casella sociale d'appartenenza, mia di diritto. Di pendolare stressato. Uno ci prova a cambiare le cose, poi, però la trans dionisiaca si dilegua e si ritorna a essere preda di una feroce lucidità. D'altronde, perché fare economia sulle scarpe quando sono sempre un investimento? Ho ancora chilometri su chilometri da macinare, metri e metri di stress da filare. Se sei stressato, sei vivo, mi dico con convinzione.